Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Spunti dal turno infrasettimanale di ieri sera, spunti di riflessione su quello che ci restituisce quest'ultimo impegno di campionato dei rossoneri, che al di là del terzo risultato utile consecutivo, insomma, direi che poi tutto sommato non è che abbia dato segnali particolarmente incoraggianti. È stato un passo viceversa decisamente indietro della formazione di Mirko Cudini, che per lunghi tratti è stata, come dire, alla mercé di una Virtus Francavilla sorprendente, che sul piano del ritmo, dell'intensità, ha decisamente fatto molto meglio della formazione di Mirko Cudini. È finita 0-0, è finita 0-0 anche perché, insomma, le due squadre, che qualche occasione da gol anche piuttosto palese l'hanno costruita nell'arco dei 90 minuti, non l'hanno saputa capitalizzare, anche e soprattutto perché hanno chiari, evidenti limiti offensivi. Se per la cosa per la Virtus Francavilla può essere, come dire, relativamente una sorpresa, non lo è più ormai per il Foggia. Basta guardare lo score di questo primissimo scorcio di stagione: 4 gare, un solo gol realizzato. È vero che il Foggia ne ha subiti il doppio, cioè 2, il che conferma, almeno fino a questo momento, una certa ermeticità difensiva, insomma, ma poi questa, fra virgolette, stitichezza offensiva della formazione di Cudini comincia seriamente a preoccupare, anche perché, insomma, gli interpreti lì davanti ci sembrano o in evidente ritardo di condizione, oppure, ahi noi, almeno questa è l'impressione che ne abbiamo ricavato fino adesso, non essere nella condizione proprio di poter dare un apporto importante, significativo al sistema di gioco di Cudini. E qui siamo al dunque. Il Foggia ad oggi, lo diciamo a chiare lettere, purtroppo sul piano tattico non ha ancora una sua identità ben precisa. È vero, nelle ultime due gare Cudini ha optato per il 3-4-1-2 dopo che a inizio stagione era partito col 4-3-3, per poi, come dire, subito passare anche a un 3-5-2 mascherato, che è quello che abbiamo visto anche in alcuni frangenti in quest'ultimissimo scorcio di stagione. E allora la domanda viene spontanea. Primo appunto da fare al tecnico rossonero: a questa scuola bisogna innanzitutto dare un'identità precisa, perché altrimenti si rischia di, come dire, predicare nel deserto, e questo sinceramente ci auguriamo che non avvenga con Mirko Cudini. D'altro canto, guardatevi un po' attorno e rendetevi conto, insomma, di quello che stanno facendo gli avversari del Foggia. Non voglio parlare tanto delle primissime, no? Perché ci sarebbe tanto da dire, per esempio, su un'identità ben precisa che hanno già la Turris oppure la stessa Juve Stabia, che sono le due squadre che per il momento sono lì davanti a tutte. Ma prendiamo per esempio anche l'audace Cerignola, che ieri sera abbiamo visto andare ad un passo anche dal portare a casa i 3 punti dall'uscita di Crotone. Lì Tisci ha dato un'impressione e ha dato un'identità subito precisa alla squadra. Si vede che l'allenatore, insomma, sta lavorando in una certa direzione, e gli Ofantini credo che siano, come dire, nella possibilità di ripetere quantomeno la scorsa stagione. Ma vedete anche quello che è successo ad Avellino con
l'arrivo di Michelino Pazienza, che in due gare ha già definito in maniera netta e inequivocabile quello che sarà il suo sistema di gioco, il 3-5-2, lo aveva proposto in campo con il Foggia. Con scarsi risultati, lo ha rifatto ieri a Sorrento ed è la prima vittoria, 4 punti nelle prime due gare e l'Avellino incomincia a rilanciarsi in classifica. E allora la domanda è molto semplice e la rivolgiamo direttamente a Cudini. Quando daremo un'identità precisa a questa squadra, c'è innanzitutto bisogno di certezze in questo frangente. Il Foggia mi sembra di poter dire ad occhio e croce che al momento ancora non è. Ciao!